Ciao ragazzi, benvenuti in questo vlog post partita Italia-Svizzera 3-0. Sono qui con Steve, ciao Steve. Ciao a tutti. Prego, a te il commento di questa partita. Io sono qui ad ascoltarti. La mia mantellina. Ah però. No, perché qualcuno voleva insegnare che io non fossi il tifoso dell'Italia, quindi ho voluto No. Ma il bello è che chi ci ha seguiti in live l'altra volta lo sa, l'abbiamo detto, ma è vero che anche tu, anche io non abbiamo quella roba che c'era un po' di anni fa. Vai. Facevamo fatica ad affezionare, perlomeno ci vuole qualche partita per affezionarsi, perché almeno io personalmente non ho seguito quasi nessuna pausa nazionale. Cioè, quando c'era la pausa nazionale ne approfittavo per recuperare un po' di serenità, visto che il Milan già me ne toglieva parecchia, quindi evitavo di guardare anche l'Italia. Poi, quindi, è comunque da 5 anni che non vedevamo l'Italia in una competizione. Bello. Quindi è anche, cioè, hai bisogno di, però già dopo 2 partite possiamo dire di essere già innamorati di questa nazionale. Scusi accettate, caro Steve. No, adesso non far passare, non tirarti fuori da questo discorso. No, vabbè, dai, parliamo di Italia-Svizzera. Bella partita. La Svizzera, inizialmente tu l'hai seguita, giusto? Anche se non eri in live. Sì. Comunque la Svizzera. Con questa mantellina, sono tifoso, ragazzi. La tolgo. No, è il caldo della passione che ti avvolge, quello. I primi minuti la Svizzera sembrava aver preso subito il pallino del gioco, però in realtà è entrata con una bella intensità, poi alla fine però le migliori occasioni le abbiamo avute sin da subito noi. Mi ricordo quella di Immobile, che forse poteva fare meglio su quel colpo di testa, poi si è riuscito a rifare dopo, ha cercato il gol in tutti i modi, meno male che è riuscito a trovarlo, perché è la nostra punta titolare, abbiamo bisogno che prenda sempre più confidenza con il gol. Stasera ne ha sbagliati 2 o 3, quindi c'era un po' quel sentore che poi magari poteva, infatti era un po' nervoso quando ha segnato, si è quasi esultato con un gesto di liberazione, no? Sì, era nervoso più che altro con se stesso. Possiamo dire che è stato molto molto bravo Mancini, perché durante la live reaction sia io che te, ma anche chi ci stava seguendo in quel momento, dicevano: togliete Immobile perché è stanco, è giusto dare un po' di spazio a Belotti. In realtà, secondo me, come dicevamo prima, l'ha tenuto quasi in campo a sfida dalla serie: io ti lascio in campo, vediamo se riesce a farmi un gol. Tant'è che quando ha segnato hanno inquadrato anche mister Mancini e lui ha fatto un sorriso dalla serie, ecco, lo sapevo. Quindi sì, no, ma è palese che l'abbia fatto apposta, perché obiettivamente da quello che si vedeva in campo ci stava cambiarlo già dal 70esimo. Sì, aveva sbagliato 2 golletti, di cui uno, cioè, che da uno come lui non ti aspetti che lo sbagli, e poi invece l'ha tenuto, e si vede che lui ci teneva a segnare. È importante, perché poi quando giocherai con squadre più forti, avere un Immobile che ha già 3-4 gol sul groppone è una cosa diversa. Sappiamo quanto conta la mentalità nel calcio, l'abbiamo visto tante volte anche col Milan. Quando sei in fiducia, o al contrario, quando non te ne va dentro neanche una. Sembra una puttanata, però se l'avesse cacciato dopo una partita così, fatta sicuramente di tanta sostanza, ma in realtà poi all'atto pratico non è riuscito a segnare, magari veramente ti può lasciare quel briciolo di negatività, che dice: ok, abbiamo vinto, però cacchio. Esatto, e invece, quindi complimenti sia Immobile. Ha fatto un gol bellissimo, bello, tra l'altro. Bello, sì. Sia Immobile che Mancini, che ha avuto fiducia in lui. Non possiamo ovviamente non parlare di Locatelli. Gran partita di Locatelli, ex Milan, grande rimpianto rossonero. Che ci fa mangiare le mani. Era un giocatore del quale ci eravamo innamorati sin da subito. Ti ricordi quel gol alla Juventus? Fece i primi due o tre gol pazzeschi, uno più bello dell'altro, a Buffone sotto l'incrocio. Forse lui pagò anche un po' le aspettative che si erano create per quei 2 gol iniziali. Aveva fatto dei gol pazzeschi, mi ricordo, con la Juve. E quindi da lì poi, ovviamente, quando poi fai 2 o 3 prestazioni invece sotto quel livello, ovviamente iniziano, si sa come in Italia, poi se giochi in una big come il Milan, ovviamente appena fai 2 o 3 prestazioni così iniziano a criticarti.
Poi, come dicevano molti in live, noi concordiamo, insomma, se fosse rimasto al Milan, probabilmente con lo spazio che il Milan poteva garantirgli non sarebbe mai diventato il Locatelli che è adesso. Invece, grande merito va dato al Sassuolo che non solo con Locatelli, ma con più giocatori di questa nazionale è riuscito comunque ad aspettarli, a dargli la possibilità di crescere e di diventare giocatori di qualità. Adesso Assolutamente abbiamo sì. Locatelli, abbiamo Berardi, Raspadori che non ha giocato ancora, però è comunque sempre del Sassuolo. No, poi Un anche il ottimo lavoro. gol, qualità al centrocampo per Locatelli, due gol diversi, uno di inserimento da astuzia, l'altro ha tirato da fermo, un bolide Mamma, imprendibile. l'altro pazzesco. Portiere fermo, sai quelle rasoiate veramente a Ma era filo impossibile, era la d'erba. tirata talmente tesa La che era incrociare, proprio ha chiuso il collo del nell'angolo. piede. Davvero grande qualità. Peraltro leggevo sui dati di Optapaolo che Manuel Locatelli è il terzo giocatore capace di segnare una doppietta con l'Italia agli europei. Prima di lui solo, Pierluigi Casiraghi e Mario Balotelli. Chicca, così, buttata lì a caso. Altra chicca che invece riguarda Ciro Immobile. E che ha preso parte a 13 gol nelle sue ultime 11 presenze da titolare con la nazionale, 8 reti e 5 assist. Quindi, cioè, una bella impronta per Ciruzzo. Ah, questo è un po' quello che dicevamo anche prima in live, che dicevi anche tu, è il fatto che lui è stato eletto come prima punta titolare, cioè Sì. non c'è più il dubbio se sia lui, Belotti, e questo ti dà, secondo me, soprattutto quando giochi punta, che è un ruolo in cui devi sempre segnare, appena non segni magari ti senti un attimo non più insostituibile, e invece è importante che tu ti senti il titolare della nazionale in quel ruolo lì, Sì, per avere la fiducia e segnare più discorso, facilmente, guarda, e ti lui al dirò momento lo è. che per me vale anche per le squadre, nel senso che da un lato è bene che tutti si sentano protagonisti, no? Quando ad esempio parlando un secondo di Milan, Pioli diceva a centrocampo voglio quattro titolari, ok, ma è pur vero che alla fine i due titolari che giocavano sempre, quando stavano bene, erano Kessié e Bennacer. Io non ho mai amato, ad esempio, il doppio portiere titolare, nel senso che a volte paro uno, a volte. Perché è giusto anche per dire anche il portiere, per la difesa, avere un punto di riferimento. Perché ogni Delle portiere, certezze. così come ogni attaccante, ha le sue caratteristiche. E quindi. No, ma poi secondo me quando giochi punta ancora di più, perché la punta, a differenza di tutti gli altri ruoli, alla fine guardi i gol che segna. Cioè No, è uno può anche vero, è vero. giocare bene, può fare sportellate, il lavoro sporco, però se non segni diranno sempre che sì, però non segni. È vero. Invece puoi anche giocare male, ma se fai gol, fai gol. Cioè, il ruolo della punta è quando tu sei titolare, secondo me hai una sicurezza diversa. Se invece ti giochi il posto ogni partita con Belotti, già diventa diverso. Ma per entrambi poi non sarebbe, No, cioè, è vero, è veramente. vero. A proposito di sicurezza, speriamo che non si sia fatto di sicurezza difensiva, speriamo che non si sia fatto male troppo Chiellini, perché è uscito per un fastidio, non è uscito tanto sofferente, la sensazione sembrava quasi come se avesse sentito un problemino tirarsi, pizzicare e in maniera precauzionale abbia deciso di uscire. Speriamo davvero che non sia nulla di grave perché Acerbi è entrato bene, ha fatto una bella prestazione, però insomma Chiellini sappiamo che quella foga agonistica che mette, quell'astuzia, quell'esperienza, non... Chiellini è Che proprio carisma. carisma, è un giocatore vecchio stampo e come giustamente hai detto bene anche tu durante la reaction, lo stesso Bonucci migliora quando c'è Chiellini, quindi abbiamo bisogno Sì, ma poi assolutamente quando di vai ad lui. affrontare avversari più forti è bene averlo, sì. Soprattutto considerando che, come dicevamo anche qui prima, l'Italia viene da 9-10 clean sheet di fila ed è un numero spaventoso. Ok, non avremmo giocato forse con le migliori nazionali in Europa, Però non è un caso, però c'è non è un anche da dire che caso. quante volte in passato con la nazionale, ma anche con le squadre da club, prendi quel gollettino del cacchio anche con l'ultimo in classifica, con la squadra più scarsa. Invece l'Italia anche oggi una grande prestazione, cioè, ha saputo soffrire nei momenti giusti, si è chiusa, è un'Italia intelligente, soprattutto è un'Italia in forma fisicamente, ha creato veramente un bel gruppo Mancini e la No, cosa. possiamo dire che non abbiamo visto comunque anche,
per quello che abbiamo visto dalle altre partite, altre squadre Vero. giocare così bene. Cioè, perché alla fine ci sono squadre forti, Ora perché siamo al sono primo giro di caratteristiche. boa. Abbiamo visto tutte le squadre. Cioè, ci sono Cioè, squadre ci sono attrezzate meglio, che sicuramente. sui singoli, credono Esatto. molto sui singoli. Noi come gruppo forse siamo quella che finora ha espresso il miglior gioco, sempre considerando che abbiamo giocato contro due squadre, diciamo, abbastanza modeste. Anche se stasera forse mi è sembrato che la Svizzera No, ci abbia Svizzera. messo inizialmente un po' più in difficoltà rispetto a Turchia. Comunque, chiaramente più forte la Turchia. Anche oggi la Turchia ha preso due pappine. Quindi, insomma. Però, guardiamo nel nostro orticello: un'altra vittoria, altri 3 punti. Qualificazione a questo punto, giusto? Sì, qualificazione per forza. Sì, no, andiamo ad aiutare. Infatti la prossima, secondo me, sarà la volta buona per molte riserve che hanno giocato meno. Esatto, assolutamente sì. Noi ci saremo, ragazzi, perché noi tifiamo Italia, ricordatelo, ragazzi. Poi Steve, cazzo, ha speso 1,50 euro per quella. Non fare sta roba che poi te ne penti. Che per me sono soldi. Come... Va bene, grazie mille, grazie Steve. Io vado a letto già così, Ah, vai. capito? Sì, perché Da un sono... eccesso all'altro, manca solo che dormi col parruccone tricolore Un dell'Italia. caldo boia, però lo faccio. Va bene, grazie ragazzi, buonanotte, grazie Steve. Ciao belli. Ciao a Ciao tutti, buonanotte. ciao. Ciao.